Ed ora giriamo pagina, ci spostiamo a Mirabilandia perché il famoso parco di divertimenti ha una nuova attrazione. Roberta Predieri per noi. Si chiama Divertical ed è la nuova attrazione da brivido del parco di divertimenti di Mirabilandia. I 60 metri di altezza e i 110 km orari raggiunti in pochi secondi fanno di Divertical il water coaster più grande al mondo. Le navicelle, come vedete, sfrecciano sull'acqua, regalando l'emozione di una corsa offshore tra tuffi, mozzafiato, curve e soprattutto tantissimi salti. L'attrazione, che ha richiesto un investimento di 20 milioni di euro, è stata inaugurata ufficialmente da Riccardo Capo, amministratore delegato di Mirabilandia, e Liviana Zanetti, presidente di APT Servizi. Nel momento di criticità economica, avere in questa regione imprenditori che investono per arricchire la propria struttura, ma anche di dare un'offerta di qualità sempre più accattivante e sempre più interessante per il turista, è assolutamente un risultato importante. Con Divertical sono stati coinvolti anche i fan del parco, a cui è stata data la possibilità di personalizzare le imbarcazioni che sfrecciano sull'acqua. 3.000 i progetti pervenuti nell'ambito del concorso online Disegna Divertical, tra cui sono stati scelti i progetti di tre giovanissimi ragazzi. Ma ad inaugurare questa grande attrazione c'era il vincitore di Italia's Got Talent, Stefano Scarpa. Mi piace lo scarico di adrenalina, insomma, mi piace andare forte, ecco. Mi piace l'altezza. Per me proprio mi diverto tantissimo. Quando svolgo il mio esercizio sulla pertica, diciamo che i movimenti che si fanno sulle giostre li faccio tutti, testa in giù, guardi in aria, poi giro, comunque li riprendo tutti. Sulle giostre è molto più bello perché comunque si va molto più veloce, comunque è più bello, anche perché sulla pertica mi sforzo parecchio, invece lì no, più bello. Oltre a Stefano Scarpa ad inaugurare Divertica, la bellissima Federica Panicucci. Sono attrazioni belle, divertenti, che danno adrenalina, come dicevate voi, adatte anche per i bambini di 6 anni, quindi insomma danno emozioni un po' a tutti e sono molto felice di essere qui, però lo lascio fare agli altri per adesso.